Allora, buonasera a tutti. E prima di partire con i gameplay, che è la terza puntata dei gameplay Asterix Battaglia dei Galli, vorrei prima di tutto scusarmi per l'orario che non è inconsueto. E poi vorrei partire con una premessa che riguarda la tragedia causata dallo youtuber The Borderline. E purtroppo è finito su tutti i giornali ed è giusto parlare non solo di riguardo a questo, ma anche a quello che ha detto l'attore Alessandro Gassman. Nel momento preciso in cui dico questa cosa, partono i fuochi d'artificio dietro, cioè proprio fuori zona del mio quartiere. Vabbè, dopo questa parentesi, cosa ha detto Alessandro Gassman a proposito di quello che ha causato The Borderline, cioè aver investito un bambino uccidendolo e la sua mamma che è ferita e ricoverata in ospedale? E Alessandro Gassman ha detto: gli YouTubers non devono più guadagnare su YouTube. O meglio, i guadagni. Allora, piano, perché la dichiarazione fatta da Gassman, secondo me, è stata troppo generica. Perché un conto è uno youtuber che fa una minchiata colossale come investire 2 persone sotto effetto di cannabis, a quanto è stato affermato anche dai servizi televisivi, e un conto è un content creator barra youtuber che fa contenuti video come i Me Contro Te, d'Insieme, che fanno dei contenuti innocenti, non fanno sfide estreme. Poi sono anche ignorante, però se vedo degli YouTubers che fanno dei contenuti in cui non si mette, fanno dei contenuti adatti a bambine e famiglie, non c'è nulla di male. Ma se vedo qualcuno che fa sfide estreme, tipo devi vivere, sto 50 ore in macchina e queste cose qui, cioè due riflessioni le farei. E mi sembra che mezzo milione di visualizzazioni per una sfida lo trovo inquietante. Però Alessandro Gassman non può arrivare e dire: facciamo una legge che vieti i guadagni a tutti gli youtubers. Piano, piano, perché. Perché poi tu vai a toccare una categoria che poi si casca in un ginepraio e si causa il polverone. Se mi viene a dire, come uno youtuber come The Borderline, che già anche dal nome, scusate, ma anche uno youtuber che si fa chiamare Borderline, cioè, stavo un attimo a pensare, ma porca miseria, due domande fatto un attimo, cioè, non lo so, già mi sento ridicolo anche a parlarne, ma poi che si debba creare la discussione in cui bisogna dare anche la colpa a tutti gli YouTubers perché uno ha fatto una stronzata immane. No, tutti gli youtuber si devono essere condannati. Cioè, è come se un attore recita male, in questo caso un attore che ha fatto questo appello a una legge che per tutelare i bambini, una legge per tutelare i bambini, de non devono guadagnare più un cavolo nessuno. Cioè, questo è un danno alla categoria youtubers. Io vorrei anche far presente che il sottoscritto ha fatto una tesi di laurea in cui prendo 3 categorie e una di queste 3 categorie è proprio lo youtuber, in cui faccio
varie citazioni di canali di personaggi che hanno creato contenuti video. E sinceramente mi sento di difendere questa categoria escludendo personaggi come lo youtuber del borderline. Stiamo parlando di un ragazzo che sotto effetto di droghe, cioè comunque sia, ha preso una macchina, ha voluto fare una sfida e ha subito le conseguenze della cazzata che ha fatto. Questa cosa non si può generalizzare dicendo che tutti gli youtubers allora vanno a fare questa, faranno questo, questa fine qua. Non va bene. No, assolutamente. Perché poi si va a toccare lo youtuber che fa il contenuto video? Tipo, questo canale è stato creato appositamente per un progetto che dura da 5 anni. E in 5 anni non è che non abbiamo mai sfondato, però, porca puttana, non venirmi a dire che sono una categoria che potrebbe anche creare delle sfide estreme, no. No, o delle cose che possono essere nocive ai bambini. Di certo qualche volta si è fatto vedere un contenuto che non è proprio adatto ai bambini. Tipo la signorina delle piedi con patate, patate coi piedi, ma è una roba trash che se un bambino lo vede con un genitore, basta che cambi canale. Per una tragedia del genere, lo youtuber non può essere penalizzato perché, cioè, uno youtuber che fa contenuti umili e che non vanno a toccare tematiche dove bisogna rischiare l'incolumità dello spettatore e invogliare lo spettatore a fare cose estreme. Cioè, che senso ha appellarsi così a creare una legge, cioè a creare una legge che tuteli, cioè, è una categoria grossa lo youtuber, eh? Prendi quello youtuber che ha fatto la stronzata, lo condanni, che ormai è già condannato a subirsi tutte le discussioni che avrà, e quello è una cosa che tu la metti da parte. Non andiamo a toccare gli youtubers che fanno contenuti che possono essere divulgativi, di intrattenimento, perché questa cosa mi ha toccato abbastanza sul personale. Perché non possiamo tutte le volte andare incontro a dover fare. È come i videogiochi. Ci sono dei personaggi che hanno fatto cavolate perché sono fan di Call of Duty, GTA, allora Call of Duty è la colpa, GTA è la colpa. Bene, credo che le produzioni videoludiche si sono sbattuti letteralmente le palle di questi discorsi e che i videogiochi stanno continuando ad avere anche un effetto positivo sulle persone che ci giocano. Non possiamo sempre vedere quello che la parte negativa come i videogiochi sono un male. Certo, se tu giochi 8 ore a Fortnite senza mai andare in bagno, credo che tu sei un coglione, perché tu puoi mettere pausa, poi se perdi livello chi se ne frega, l'intestino è tuo, devi andare in bagno, vacci. Siamo noi utenti che dobbiamo stare, dobbiamo usare il cervello e ragionare. Invece bisogna sempre sentire questo puntare il dito contro cosa? Punta il dito contro quello che ha fatto la cazzata e non venire a rompere le scatole alle persone che la testa per il momento ce l'hanno attaccata al collo. Perché ha sentito i guadagni da YouTube?
Se quello ha fatto la cavolata, il guadagno di YouTube, tu penalizzi lui, non penalizzi di tutti gli YouTubers. Che stiamo scherzando? Basta, dopo questi 10 minuti credo di essere stato anche fin troppo per le lunghe, ridondante, e vi chiedo, perdonatemi, però era giusto dire due parole su questa cosa e spero di non aver divagato troppo. Anche perché poi mi perdo quando mi girano abbastanza, non ho nulla di scritto, quindi anche una cosa che credo sia naturale dirla così. Cominciamo il nostro gameplay di Asterix Battaglia dei Galli e ritorniamo alla nostalgia di un gioco che ha passato l'infanzia di molti. E i fuochi d'artificio, nel momento in cui bisogna starsene, continuano a scoppiare. Semmai lo riattivo per i commenti, eh? A più tardi. Buona visione! Huh?
Ah!
Sento la mia voce un po' piano, ecco, e allora andiamo. Senza cose, pausa. Pausa un momento, Prendiamo il... I cavalli, i tripiedi. Ecco. Non è il massimo, però... Sei pronto ad attaccare? Thank you.
Ora vediamo se mi riprendono di nuovo lo standard di sali da bagno. Thank you.
Però te hai toccato 4 volte, Barone, barone. Comunque rimani un baro, perché anche nelle tende da uno, se tu sai, l'eserciti da 6. Non mi torna tanto questa cosa. Prende tutti questi soldati. Ok, qui concentrati. Ah!
Thank you.
Niente, non ci si fa.
Viva! Oh!
Huh?
Thank you.
Signori, è mezzanotte, è stato un piacere fare questa live e adesso salvo esattamente. Ok, arrivederci a tutti e alla prossima puntata e grazie. Alla prossima live. Ciao ciao, buonanotte.